Come funziona, Bart, l'algoritmo di Spotify? Come viene calcolato il punteggio per un brano? Video estratto dall'articolo del blog michelemaraglino.com. Grazie all'utilizzo dell'algoritmo BART, Spotify è in grado di calcolare il punteggio di un brano e suggerirlo agli utenti in base a diversi fattori, come ad esempio il genere o l'ascolto passato. In questo video spiegheremo come funziona BART, quali sono i suoi fattori di successo e come viene utilizzato per calcolare il punteggio di un brano. L'algoritmo BART è stato sviluppato da Spotify nel 2013 ed è composto da tre fattori principali. 1. Bitrate, 2. Ascolto passato, 3. Riproduzione casuale. Il bitrate si riferisce alla qualità del suono del brano e viene valutato in base alla compressione del file audio. Più alta è la qualità del suono, maggiore sarà il punteggio assegnato al brano. Il secondo fattore è l'ascolto passato, che tiene conto della frequenza con cui un brano viene riprodotto dagli utenti. Più spesso viene riprodotto un brano, maggiore sarà il suo punteggio. Infine, il terzo fattore è la riproduzione casuale, che assegna un punteggio casuale ai brani in modo da introdurre nuova musica nella lista di suggerimenti degli utenti. Questi tre fattori vengono combinati per calcolare il punteggio finale di un brano e in base a questo vengono suggeriti all'utente. Spotify utilizza anche altri fattori per determinare quali brani suggerire agli utenti, come ad esempio il genere musicale o la geolocalizzazione. Tuttavia, i tre fattori principali rimangono bitrate, ascolto passato e riproduzione casuale. Grazie all'utilizzo dell'algoritmo BART, Spotify è in grado di offrire agli utenti un servizio personalizzato e di suggerire brani in base alle loro preferenze musicali. Come aumentare il punteggio di un brano su Spotify? Ci sono diversi modi per aumentare il punteggio di un brano su Spotify. Il primo è migliorare la qualità del file audio in modo da aumentare il bitrate del brano. In secondo luogo, si può incoraggiare l'ascolto ripetuto del brano dagli utenti, ad esempio condividendolo sui social media o sul sito web della band. Infine, si può fare in modo che il brano venga riprodotto più spesso in playlist casuali, in modo che sia più probabile che venga suggerito agli utenti. Le playlist sono quindi molto importanti per aumentare il punteggio del nostro brano e farlo suggerire da Spotify. Se non dai importanza a questi fattori, stai lasciando sul piatto la migliore promozione che puoi ottenere su Spotify, fatta da Spotify in modo totalmente gratuito. Essere dentro a molte playlist è sicuramente il modo migliore per ottenere tutto questo. Se vuoi sapere come ho fatto io stesso a sfruttare gli algoritmi di Spotify e farmi suggerire in organico da BART e ottenere 10.000 play in target in soli 7 giorni, ho registrato una video lezione di 30 minuti completamente gratuita dove ti faccio vedere dal mio Spotify for Artist i risultati che ho ottenuto e come puoi replicarli anche tu. Trovi il link in descrizione per accedere alla video lezione gratuita sugli algoritmi di Spotify. Se vuoi anche saperne di più sul mondo delle playlist e di come entrarci facilmente, leggi la mia guida gratuita Spotify, come promuovere la musica con le playlist, tools e strategie. Link in descrizione. Leggi anche queste altre mie guide gratuite. 3 trucchi infallibili per farsi accettare dalle playlist di Spotify. Link in descrizione. Come trovare le playlist collaborative Spotify, tutti i trucchi per inserire la tua musica senza chiedere il permesso ai curatori. Link in descrizione. Video corso gratis, come promuovere un disco nelle playlist Webzine e radio. Link in descrizione. E mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.